Volete testare un mazzo del nuovo colore introdotto nel secondo set del TCG di One Piece? Quale leader sarà meglio utilizzare? E questa tonalità a quale archetipo di mazzo farà riferimento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. All'arrivo di OP02 sono stati molti i pirati che hanno abbandonato la vita da fuorilegge per iniziare la carriera militare. Infatti la Marina, facendo la sua comparsa in Paramount War, ha fatto scendere in campo i suoi ammiragli, che non hanno perso tempo, iniziando da subito a dettare legge, letteralmente, sui tavoli da gioco. E così, tra un pugno di magma, tridenti ghiacciati e calci alla velocità della luce, il mazzo nero, capitanato dal viceammiraglio Smoker, ha imposto il suo controllo definitivo nel meta, sfruttando appieno la nuova meccanica introdotta in questo secondo set, la diminuzione del costo dei character avversari già presenti in campo. Per tutti coloro che sono appassionati dell'archetipo Control, questo mazzo rappresenterà la terra promessa, dato che in tutto e per tutto andrà a controllare ogni giocata rivale, diminuendo e spaccando cose per l'intero arco dell'incontro. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Smoker Nero, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come al solito dal leader, che nella vostra fase principale, una volta per turno, assegnandogli un don, diminuirà il costo di un personaggio rivale di 1, aumentando di seguito il suo valore di potenza di ben 1000 punti, se sarà presente un character sotto il controllo avversario con costo pari a 0. Anche per il fumoso, essendo un monocromatico, saranno presenti i soliti parametri, 5000 di forza e 5 vite a supporto. Interessante sarà la sua abilità che, se utilizzata al momento opportuno, potrà forzare le difese nemiche, spianando la strada ai vostri alleati che, lo vedremo fra poco, non saranno facili da digerire. Ma prima di vedere cosa scaglierete contro il nemico, procediamo per step, analizzando per prima cosa la fase difensiva, attraverso un reparto blocker che non sarà assolutamente da sottovalutare. La quadruplice copia di Don Quixote Rosinate ci darà il benvenuto in questa decklist. Costo 2 e 2000 di forza, il fratello del fenicottero possiederà unicamente la sua abilità blocker a supporto. Carta che nei primissimi turni vi fornirà respiro, soprattutto perché, mandando avanti pedoni come lui, avrete il tempo necessario per caricare la cavalleria pesante. Stesso numero di copie anche per Tsuru, che possiederà gli stessi valori di costo e potenza di Rosinate, con, anche qui, la sola parola chiave blocker ad essere presente nel box di testo. Come per Don Quixote, anche la signora della Marina fornirà quello scudo che turno dopo turno vi consentirà di controllare meglio le dinamiche del match. Altro quartetto anche per Borsalino, che chiuderà questo reparto blocker. L'ammiraglio, con forza pari a 5000 e 4 di costo, oltre alla sua abilità blocker, nel turno avversario guadagnerà ben 1000 punti di forza e non potrà essere messo KO dagli effetti delle sue carte. Il possessore del frutto, Pika Pika, è a tutti gli effetti uno dei blocker più forti del gioco attualmente e rappresenterà una vera e propria spina nel fianco, dato che carte come Jet Pistol, ad esempio, su di lui non avranno alcun effetto. Ed ora, dopo aver visionato il reparto di coloro che vi aiuteranno a rallentare la strategia di gioco rivale, passiamo a chi vi servirà al meglio, sia in gioco che attraverso il proprio valore di counter. Altro quartetto per Tsuru a costo 1, che possedendo 0 in termini di forza, verrà utilizzata per la maggiore attraverso l'impiego del suo counter più 2000. Ma all'occorrenza, la controparte della blocker, se giocata, potrà entrare in sinergia con diversi personaggi alleati, dato che il suo effetto on play andrà a diminuire il costo di un character rivale di ben 2 unità. Le altrettante copie di Garp a costo 2 costituiranno l'ennesimo scudo contro le offensive avversarie.
Con 3000 punti in termini di potenza, non solo potrà essere impiegato come un validissimo counter più 2000, ma se giocato in fase di attacco, quando combatterà, assegnandogli due don, andrà a mettere KO un personaggio nemico con costo pari a 0. Garp sarà il primo di una lunga lista ad andare d'accordo con la già menzionata Tsuru a costo 1, e se la combinazione non dovesse incastrarsi, niente paura, vi basterà tenerlo in mano ed impiegarlo in fase di counter all'occorrenza. Bene, dopo aver visionato appieno la fase difensiva, che troverà un ulteriore supporto negli event, lo vedremo fra poco, spetterà ora alla fase offensiva farla da protagonista, mettendo a disposizione dell'intero deck la propria potenza di fuoco. Quadruplice copia, anche qui per Kobe. L'allievo di Garp, una volta impiegato in campo, andrà a mettere KO, scartando una carta dalla vostra mano, un character rivale con costo pari a 3 o inferiore. Inoltre, possedendo 4000 in termini di forza, a costo 3, se gli assegnerete un singolo don, rappresenterà una minaccia reale per le vite di chi vi giocherà contro. Ennesimo quartetto per Kuzan a costo 4. Il secondo ammiraglio in ordine di comparsa, oltre a possedere 5000 punti potenza, vi permetterà di pescare una carta dalla cima del mazzo non appena avrà messo piede in gioco e quando attaccherà andrà a diminuire di ben 4 unità il costo di un character rivale. Utilissimo sia per velocizzare il fattore ciclo del mazzo che per entrare in sinergia con carte come Kobe, ad esempio, un coltellino svizzero al servizio della marina. 4 presenze anche per Garp a costo 5, che nella vostra fase principale, scartando una carta e posizionandolo in stato di esaurito, andrà a mettere KO un personaggio avversario con costo pari a 4 o inferiore. Con il nonno di Luffy si incastreranno diverse combinazioni di carte, dato che tutti gli elementi nel deck che andranno a diminuire il costo dei vari character presenti in campo nemico rientreranno all'interno della rosa di sinergie che potranno essere utilizzate a vostro favore. E non saranno poche. Triplice copia per Smoker. Con costo pari a 5 e la bellezza di 7000 punti di forza, la controparte del leader non potrà essere messa a KO dagli effetti delle carte avversarie ed assegnandogli un don otterrà un pericolosissimo doppio attacco, fin tanto che sarà presente un personaggio nemico con costo pari a 0. Reputo questa carta una delle più forti, se non la più forte, della sua categoria, dato che, a differenza di Borsalino, che innescherà il suo effetto primario nel turno rivale, qui non potrà essere bersagliato da abilità di nessun genere fin tanto che sarà presente in gioco. Davvero micidiale, soprattutto se l'attacco a ripetizione andrà a segno, e non sarà raro vedere character dall'altra parte del tabellone di gioco con costo pari a 0. Quadruplice copia, questa volta per il terzo ed ultimo ammiraglio. Sakazuki infatti, con i suoi, anche qui come per Smoker, 7000 punti di forza, ma a costo 6, una volta impiegato in gioco attraverso il suo effetto on play, andrà a mettere KO un personaggio rivale con costo pari a 5 o inferiore se scarterete una carta dalla mano. E quindi Queen? Via! Boa? Via! Utaviola? Via! Per non parlare del fatto che, anche qui, se andrete a ridurre il costo di un qualunque obiettivo rivale, riuscirete a togliere di mezzo anche dei bestioni che, grazie all'ammiraglio supremo della marina, incuteranno meno terrore. Infine, la triplice copia di Kuzan a costo 10 concluderà questa sezione character. Con i suoi ben 10000 punti di forza durante ogni vostro turno, ridurrà il costo di ogni singolo personaggio presente in campo sotto il controllo rivale di ben 5 unità, ed una volta che verrà giocato andrà a metterne KO 1 con costo pari a 0. Partiamo con il dire che averne due in gioco rappresenterà una chance di vittoria non indifferente, dato che ogni vostro turno vedrà ogni singolo character rivale avere un costo pari a 0. E quindi ogni carta presente nel mazzo che giocherà attorno alla dinamica della riduzione costo innescherà appieno il proprio effetto. Reputo questa carta la migliore tra le rare segrete al momento, dato che renderà al meglio in sinergia con l'intero mazzo.
Ed ora, dopo aver visionato appieno tutto quello che vi servirà per combattere sul campo di battaglia, scopriamo cosa vi tornerà utile come fuoco di copertura attraverso un compartimento a sé stante di tutto rispetto. Le quattro copie di Great Eruption apriranno le danze della sezione Event. Impiegando un singolo don dalla riserva nella vostra fase principale, pescherete una carta dalla cima del mazzo, andando di seguito a ridurre di 2 il costo di un personaggio avversario. In più, il suo effetto trigger costringerà chi vi giocherà contro a scartare una carta dalla mano. Ottima per 2 motivi. Andrà a ciclare il mazzo, aumentando la possibilità di trovare degli elementi fondamentali per la riuscita della vostra strategia di gioco e aiuterà la maggior parte dei personaggi in vostro possesso ad innescare le loro abilità al meglio. In più, se triggererà, costringerà l'avversario a scartare una carta. Cosa si può volere di meglio? Per concludere, il quartetto di Impact Wave chiuderà questa decklist. Con costo pari a 2 in fase di counter, potrete aumentare di ben 4.000 punti il valore di forza di un vostro character o leader, andando di seguito a mettere KO un personaggio avversario con costo pari a 3 o inferiore. In più, l'abilità trigger andrà a metterne fuori combattimento, in questo caso uno con costo pari a 4 o inferiore. Come già detto nel video dove ho trattato lo starter 06 di Sakazuki, carta fondamentale per dare quel tocco di aggressività in più che di sicuro non guasterà. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Qui, come già accennato, si parlerà di un control allo stato puro, e quindi non dovrete forzare le giocate oltremodo. Prendetevela con calma e ponderate al meglio ogni scelta. Ricordate bene questo motto, il control se la prende comoda. E se vi sembrerà di correre troppo, molto probabilmente lo starete facendo, quindi fermatevi, ragionate, tirate un bel sospiro e poi prendetevela comoda. Per la fase offensiva avrete l'imbarazzo della scelta, partendo dai Kobe al quale assegnerete un don, passando per i vari Kuzan, Sakazuki, Smoker e Garp a costo 5, arrivando ai Kuzan a costo 10. Insomma, non ci andrete tanto leggeri. Per la fase difensiva invece avrete la possibilità di appellarvi alle Tsuru a costo 2, ai Rosinate e ai Borsalino che rappresenteranno l'indiscussa punta di diamante di questo compartimento. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo le Tsuru Blocker, i Rosinate e soprattutto i Kobe. Dovrete vedere quest'ultimo il prima possibile per togliere di mezzo degli ostacoli rivali che, seppur piccoli, potranno crearvi non pochi problemi. Per il resto, anche un borsalino potrà fare al caso vostro e la presenza di un event, qualunque esso sia, di certo non guasterà. Se sarà così, potrete procedere tranquilli. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, invece, il deck nero non è che avrà chissà quali nemesi. Certo, se davanti vi ritroverete uno Zoro o un Barbabianca che nei primissimi turni vi giocheranno contro l'intero arsenale in loro possesso, faticherete a stare al passo. Ma di contro, se a voi spetterà la fortuna di trovare le carte giuste al momento giusto, ci sarà poco da fare per chi vi giocherà contro. Personalmente ho trovato delle difficoltà contro Kinemon e, sorpresa delle sorprese, Ivankov, che francamente non mi gusta molto come deck, ma si girerà a dovere, vi darà del gran filo da torcere. In più anche i già menzionati Zoro e Barba vi creeranno non pochi problemi, ma starà tutto nel come inizierete il match, quindi valutate bene se tenere la vostra mano iniziale o meno. Per la win condition, quella che ho testato personalmente è stata 2 Kuzan a costo 10 in campo e via di distruzione totale. Quello che dovrete principalmente fare sarà distruggere e una volta sicuri attaccare. Distruggere ed attaccare. In linea di massima sarà questo il modus operandi del deck, ma non basateci troppo il vostro stile di gioco e proprio come dei veri giocatori di control ragionate bene prima di fare una mossa. Siate degli scacchisti. Mentre per la fase di counter ci saranno 8 più 2000, vedasi Garp a costo 2 e Tsuru a costo 1, più altri 16 più 1000 che vedranno nomi importanti come Rosinate, Tsuru Blocker, Borsalino e Kobe, che converrete con me sarà meglio impiegare in partita piuttosto che tenerli in mano. Infine, gli event vedranno 8 carte che vi permetteranno di pescare dalla cima del mazzo, diminuendo allo stesso tempo il valore di costo di un character rivale ed aumentare il valore di forza di un vostro personaggio o leader, andando di seguito a mettere KO degli elementi sotto il controllo avversario.
Nel mazzo saranno presenti 12 blocker, tra le quali fila comparirà uno dei character più forti del gioco fino ad ora, 8 personaggi con valori counter pari a 2000 più, una schiera pronta a diminuire il costo dei personaggi rivali, degli event che vi supporteranno al meglio sia nel vostro turno che in quello avversario e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Questo è un deck che il più delle volte vi stupirà per la capacità di capovolgere a proprio favore delle situazioni all'apparenza impossibili da recuperare, e posso garantirvi che quando accadrà vi innamorerete follemente di questo mazzo. Concludendo, il consiglio ulteriore che posso darvi è quello di comprendere per bene anche i deck avversari, così da conoscerne i punti forti e soprattutto quelli deboli. D'altronde, se giocherete un control, ma è prerogativa di tutti gli archetipi per farli funzionare al meglio, dovrete conoscere ogni singolo rivale ipotetico e le loro dinamiche tipiche ancor prima che prenderete posto ai tavoli da gioco. E voi indosserete la divisa bianca con l'intento di dare la caccia ai pirati più ricercati dei Sette Mari? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.